Oh, oggi parleremo di tabelle con misuratore di potenza e come allenarsi che usando tabelle, misuratore di potenza. Oggi parliamo di allenamento a sensazione. Oh, fidati di me. In passato i ciclisti, compreso i grandissimi campioni, erano costretti ad allenarsi a sensazione senza poter usufruire della tecnologia che c'è adesso. Anche perché c'era solo quello. Oggi tutti hanno un misuratore di potenza, ma l'uomo va in bicicletta da più di un secolo e quindi ha imparato ad allenarsi e a migliorare senza l'utilizzo di tecnologie, soltanto ascoltando il proprio corpo. Ma quindi cosa possiamo fare per migliorare senza poter utilizzare potenziometro o cardiofrequenzimetro? Andiamo a vederlo. Per prima cosa dobbiamo capire dove siamo carenti. Dobbiamo renderci conto se abbiamo bisogno di migliorare in pianura, in salita o in volata o lo sprint. Una volta che ce ne siamo resi conto, bisogna insistere sui punti più deboli. Più un allenamento è difficoltoso, più si fa fatica a fare un certo tipo di ripetuta e più probabilmente ne avremo bisogno. Con i misuratori di potenza basta analizzare la curva della critical power per vedere quali sono i punti forti e i punti carenti. Andando a sensazione bisogna cercare di capire quanta fatica si fa a fare una ripetuta massimale su una certa lunghezza. Quindi ad esempio, se fare una ripetuta da 5 minuti a tutta è particolarmente faticoso, mentre magari una più lunga da 20 minuti non è così faticosa, probabilmente dobbiamo migliorare un po' il lavoro nel regime di potenza e il massimo consumo d'ossigeno, quindi lavoro di 5 minuti. Perché dove siamo più carenti, quindi dobbiamo allenarci di più in questa zona di lavoro. L'allenamento a sensazione crea una base importante per capire se stessi, per capire il proprio corpo senza l'utilizzo degli strumenti. Quindi una volta che tu riesci a conoscerti bene, diciamo che il risultato dello strumento ti può condizionare fino a un certo punto mentalmente. È un aiuto in più, ma non è fondamentale, non è necessario assolutamente. Tant'è vero che anche al giorno d'oggi alcuni prof continuano a preferire l'utilizzo dell'allenamento a sensazione, nonostante abbiano dei preparatori che controllano i loro dati potenza, quindi sulla bicicletta c'è montato il misuratore di potenza, hanno il ciclo computer, non lo guardano, continuano a allenarsi a sensazione. Alcuni addirittura arrivano a mettere del naso isolante sul ciclo computer per non vedere i dati mentre sono in bicicletta. Io ne conosco tanti però che senza il misuratore di potenza e cardiofrequenzimetro vanno in paranoia, non uscirebbero neanche in bici per allenarsi. Uno dei lavori specifici più semplici da fare, perché possiamo farlo senza l'utilizzo di potenziometro e cardiofrequenzimetro, è il lavoro di sintesi, che consiste nel percorrere brevi tratti di strada vallonati ad altissima intensità, praticamente a tutta. L'ideale sarebbe trovare un circuito vallonato e percorrerlo in modo continuo, sempre spingendo forte. Non c'è bisogno di guardare niente, è un lavoro che ci allenerà la forza, la potenza, la velocità, simulerà un po' quello che succede in gara. Un altro lavoro molto utile che non ha bisogno di strumenti per essere monitorato sono gli sprint, le volate, le partenze da fermo, insomma tutti i lavori massimali sotto i 10-15 brevi secondi in cui si allena bene la forza, non c'è bisogno di fatto di guardare nulla. Quindi Giorgione, siamo in due, gli sprint fanno bene, facciamo qualche sprint, dai! Facciamo qualche sprint. Volata al cartello, Giorgione, vai! Non c'è niente da fare, le volate da fresco le vince praticamente tutto il Brambo, è una bestia. Io sono venuto su a volate omogenizzate da piccolo, per forza. Lo velocista puro, qualche roba. Comunque l'allenamento a sensazione anche nel XXI secolo
può essere utile a tanti compiaci continuare ad allenarsi così nonostante la nuova strumentazione. Quindi vi consigliamo in ogni caso di provare questo tipo di allenamento per conoscervi meglio. E non disperate se siete sprovvisti di cardiofrequenzimetro e potenziometro, ci si può allenare bene lo stesso. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, condividetelo con i vostri amici che si lamentano sempre perché non hanno il misuratore di potenza. E non possono andare forte in bicicletta. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vediamoci alla prossima puntata. Ciao. Ciao.